Dopo l'esperienza dell'Alzheimer Café, la cooperativa sociale Leucos continua a Salerno il percorso di affiancamento nel sostegno a chi si occupa e prende cura dei malati di Alzheimer, la strisciante malattia invalidante che colpisce 790.000 persone in Italia con un incremento di 80.000 unità l'anno. Parte il ciclo di incontri Frammenti di memoria, primo percorso di accompagnamento rivolto ai cosiddetti caregiver, chi appunto si prende cura dei malati di Alzheimer. Nella quasi totalità dei casi si tratta di familiari che rischiano di distruggere la propria vita per provare a salvare quella del malato. Frammenti di memoria è il primo percorso che si svolge di accompagnamento ai caregiver, cioè a chi si prende cura dei malati di Alzheimer, ed è un percorso che è composto di due fasi. Ci sono una serie di incontri tematici sulle principali tematiche legate alla malattia di Alzheimer, più una seconda fase che sono delle ore di accompagnamento individuale per i caregiver sulla possibilità di riuscire a mettere in pratica gli accorgimenti appresi durante le lezioni. Quanto incide questa malattia? Se ha qualche dato da fornirci in provincia di Salerno, in Campania? Allora, diciamo che i dati sono sicuramente aleatori, nel senso che, come già altre volte abbiamo ricordato, non è una malattia che viene facilmente diagnosticata e soprattutto è una malattia di cui non sempre si ricorre a delle cure mediche specifiche, per cui i casi possiamo dire che sono attorno a una media del 20% delle persone affette da demenza sono affetti da malattia di Alzheimer. E poi altro dato nazionale che ricade anche su quello locale è che l'età media della malattia a cui comincia a insorgere si abbassa sempre di più, oramai attestata intorno ai 50 anni. Per quanto riguarda la città di Salerno, dove ci si può rivolgere appunto per chi vuole iniziare questo percorso? A Salerno ci sono le unità di valutazione Alzheimer, ce n'è sia all'ASL, la sezione di geriatria, quella a Maricondo, o presso l'ospedale Riuniti di Salerno. E una volta entrati in contatto con queste unità si farà una valutazione attraverso dei test, quindi un geriatra piuttosto che un neurologo provvederà a diagnosticare la malattia e si può seguire quello che è il progetto Cronos, quindi che è un progetto di accompagnamento